creare una task force tra comune, polizia e volontari per la prevenzione del crimine nei 9 municipi della città. È il progetto Milano Città Sicura, presentato questo pomeriggio dalla lista Milano Popolare e dal ministro dell'Interno Angelino Alfano. Noi dobbiamo rendere Milano la città più sicura d'Italia e lo dobbiamo fare perché tutta l'Italia deve essere sicura, ma Milano è una grande capitale che merita ancora più sicurezza. Le cose sono andate molto bene per Expo, ma noi non ci riteniamo Alice, questo non è il paese delle meraviglie. Dunque noi lavoriamo per rendere Milano ancora più sicura, più uomini delle forze dell'ordine, più soldati a presidiare i luoghi fissi, ma anche strumenti più efficaci. Io sto lavorando a un DASPO per impedire ai soggetti pericolosi di accedere al centro della città e sto lavorando a un programma speciale contro i furti e le rapine, perché i reati sono calati ma non siamo ancora soddisfatti del tutto su furti e rapine, quindi dobbiamo lavorare esattamente su questo obiettivo. Sappiamo che non tutto si risolve con un lavoro sul reato, molto c'è da fare nella riqualificazione delle periferie. Il lavoro che ha fatto Maurizio Lupi, il lavoro che ha fatto anche il nostro Abbagnale qui in città sul tema della sicurezza è stato veramente eccellente. Adesso riceveremo delle proposte e su queste io valuterò se dare un contributo, ma da come mi sono state accennate sono ottime proposte. Il punto essenziale è lavorare sia sulle periferie che sui reati, cioè lavorare sia sul sintomo quando avviene un reato, sia sulla causa che a volte sta nel degrado di alcune periferie. La sfida vera sono le periferie della nostra città. C'è il tema di più uomini in strada, le nostre proposte che faremo oggi sono quelle di vedere finalmente un coordinamento tra le forze di polizia e i nostri vigili. Dovranno, come avevamo fatto nell'inizio della nostra giunta Albertini, i vigili tornare ad essere a presidiare i quartieri, perché sono il primo livello di rapporto tra i cittadini e l'ente pubblico, ma ancora di più noi crediamo che la scommessa la si giochi nella riqualificazione di periferie che sono ormai abbandonate e degradate. Noi abbiamo un'enorme risorsa nella nostra città, è il volontariato, quello sociale, ma anche di coloro che hanno già militato, hanno avuto l'esperienza nelle forze dell'ordine, nei vigili, nelle forze di polizia, nei carabinieri, che possono dare la loro esperienza, la loro ancora vitalità, la loro gratuità in coordinamento e a supporto di un'azione più sociale ovviamente che di presidio, che deve essere poi ovviamente effettuato dalle forze dell'ordine, di questo obiettivo che deve coinvolgere tutti. Quando si coinvolgono tutti i cittadini e i cittadini sono protagonisti, credo che questa sia la migliore risposta di una città che diventa più sicura.